Ciao e bentornati alle ultime notizie. In questo video, parliamo di Daydreamer, anticipazioni, Sanem scopre che Emre e Aylin sono complici. Tutti i nodi verranno al pettine nelle prossime puntate italiane di Daydreamer Le ali del sogno, dopo aver confessato a Ken Divit di aver aiutato, inconsapevolmente, Emre a sottrarre alcuni documenti utili della Fikri Arika. La nostra protagonista scoprirà infatti che il traditore ha sempre agito per conto della perfida Aylin. Le anticipazioni segnalano che tutto partirà quando Ken caccerà Emre dalla Fikri Arika, accusandolo sia di aver cospirato con Sanem e sia di aver cercato di corrompere alcuni clienti con diverse tangenti, mettendo a rischio il futuro dell'agenzia pubblicitaria completamente travolta dallo scandalo. A quel punto, anche Aylin verrà sbattuta fuori dalla società, dove aveva appena ottenuto un ufficio per via di un cliente condiviso con Ken. Come facilmente prevedibile, la Dark Lady non se ne starà però con le mani in mano e metterà in moto l'ennesimo complotto. Nello specifico, Aylin recupererà da una cassaforte il plico rosso sottratto a Ken da Sanem il primo giorno di lavoro nell'agenzia. All'interno dello stesso, ci sarà così la documentazione attestante il fatto che esiste una società tra Aylin e Emre, ossia la prova che è sempre stato il minore dei Divit la spia della Fikri Arika. Neanche a dirlo, Aylin userà questi documenti per riportare ancora Emre dalla sua parte, minacciando di spedirli a Ken qualora dovesse farsi prendere dai rimorsi di coscienza. Tale discussione avverrà alla Fikri Arika e quindi, insospettita dallo strano modo in cui Aylin si è rapportata, Sanem si introdurrà nell'ufficio di Emre per recuperare la cartellina rossa, escamotage che le consentirà di scoprire che l'uomo ha una società proprio con la sua ex. La ragazza non farà quindi fatica a riunire tutti i tasselli del puzzle e capirà che Emre le ha chiesto di recuperare quei documenti per evitare che Ken scoprisse che era lui la spia che stava tanto cercando. Tuttavia, la Aylin sceglierà purtroppo di non andare immediatamente da Ken per raccontargli la verità e darà ad Emre alcune ore per chiarire la sua situazione col fratello, obbligandolo a dirgli per filo e per segno come ha messo a rischio l'agenzia familiare. La scelta di Sanem, decisamente poco intelligente, darà quindi modo ad Emre di studiare una controoffensiva. Eh sì, facendo leva sui sentimenti che lei ha nei suoi confronti, Emre chiederà proprio alla sua segretaria di frugare tra le cose di Sanem per recuperare quei documenti, sottolineando attraverso una serie di menzogne che, se potesse tornare indietro, non farebbe mai un accordo con Aylin. Leila agirà quindi seguendo gli ordini del suo capo e ruberà il plico a Sanem, senza dare troppo nell'occhio. Tutto questo a che cosa porterà? Una volta scaduto il tempo dato a Emre, Sanem si presenterà da Ken senza controllare la cartellina e gliela consegnerà, dicendogli che dentro troverà informazioni abbastanza importanti sulla Fikri Arika. Peccato però che la stessa cartellina sarà vuota, proprio, per colpa, di Leila. Insomma, la verità dovrà ancora attendere, anche se un testimone inaspettato rischierà di compromettere la figura della maggiore delle sorelle Aylin. Nel frattempo, scrivici con i tuoi pensieri nella sezione commenti qui sotto. Grazie per la visione e ci vediamo al prossimo video. Non dimenticare di iscriverti al nostro canale. Addio!